Vi riporterà i saluti, darei la parola alla professoressa Marina Saetta dell'Università di Studi di Padova. La relazione caratteristica dell'infiammazione allergica nell'asma dell'adulto e del bambino. Marina. Grazie Leo per questo invito a parlarvi dell'infiammazione nell'asma dell'adulto e del bambino. E vorrei cominciare mostrandovi le immagini di due biopsie bronchiali ottenute dalle vie aeree centrali di un soggetto asmatico e di un soggetto normale non asmatico. Nel soggetto asmatico possiamo osservare una descomazione dell'epitelio e un'importante eosinofilia, gli eosinofili qui sono colorati in rosso, che non sono presenti in questo soggetto anormale di controllo. Nel soggetto asmatico possiamo anche osservare sotto l'epitelio distrutto una membrana basale chiaramente ispessita, che non è presente in questo soggetto normale, dove la membrana basale subepiteliale appare invece molto sottile. Mentre questa è una via aerea centrale di un soggetto asmatico dove, completa, dove possiamo osservare nella loro interezza la parete bronchiale e il lume bronchiale. Vediamo il lume parzialmente occluso da tappi di muco, l'epitelio desquamato, la membrana basale ispessita, il muscolo liscio ispessito, ma in questa immagine vorrei soprattutto segnalarvi la presenza di un elevato numero di vasi nella parete bronchiale. E spostandoci più verso la parte distale dell'albero respiratorio, vediamo cosa succede nelle vie aeree periferiche. Se questa è una via aerea periferica di un soggetto normale, dove possiamo vedere una parete sottile non infiammata e un lume bene aperto, questa è una via aerea periferica di un soggetto deceduto durante un attacco d'asma, dove possiamo vedere un'importante infiammazione della parete. Qui vediamo il lume ristretto, il muscolo liscio ispessito e l'importante infiammazione della parete, che a maggiore ingrandimento appare ricca di eosinofili. Gli eosinofili qui sono colorati in arancione. Sono presenti sia all'esterno che all'interno del muscolo liscio. Quanto agli eosinofili, un'altra cellula importante nell'asma è il mastocito. E questo lavoro, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha proprio sottolineato l'importanza dei mastociti e in particolare dei mastociti che infiltrano il muscolo liscio bronchiale nell'asma. Gli autori hanno confrontato biopsie bronchiali ottenute da tre gruppi di soggetti, un gruppo di soggetti con asma, un gruppo di soggetti con bronchite eosinofila e un gruppo di soggetti normali di controllo. La bronchite eosinofila, pur avendo caratteristiche simili a quelle dell'asma, come l'eosinofilia, è caratterizzata da una funzionalità respiratoria normale. In particolare non vi sono né broncoostruzione reversibile né iperreattività bronchiale. Gli autori hanno quindi ipotizzato che un'eventuale differenza nel quadro anatomopatologico fra asma e bronchite eosinofila avrebbe potuto spiegare le alterazioni funzionali caratteristiche dell'asma. E hanno trovato che l'unica differenza fra i due gruppi di soggetti era un aumento dei mastociti che infiltrano il muscolo liscio bronchiale nei soggetti con asma, che non erano presenti nei soggetti con bronchite eosinofila. Hanno inoltre dimostrato che questa infiltrazione di mastociti nel muscolo liscio era correlata al grado di iperreattività bronchiale nei soggetti asmatici. Hanno quindi concluso che questa particolare localizzazione del mastocita proprio nel muscolo liscio potesse giocare un ruolo importante nello sviluppo delle alterazioni funzionali caratteristiche dell'asma, sottolineando quindi l'importanza dell'interazione tra cellule infiammatorie e muscolo liscio bronchiale in questa malattia. Abbiamo visto finora le principali alterazioni infiammatorie presenti nelle biopsie bronchiali di pazienti asmatici in età adulta. E vedremo ora invece le principali alterazioni infiammatorie nei bambini con asma. Gli studi di questo tipo sull'asma in età pediatrica sono ancora molto pochi, anche se si tratta di studi essenziali per chiarire se il processo infiammatorio che consideriamo caratteristico di questa malattia sia già presente nei primi anni di vita. In collaborazione con il professor Angelo Barbato, quindi della Clinica Pediatrica di Padova, abbiamo esaminato biopsie bronchiali ottenute da bambini che venivano sottoposti a broncoscopia per specifiche indicazioni cliniche diverse dall'asma, soprattutto atelettasie e polmoniti ricorrenti.
e li abbiamo poi divisi in due sottogruppi, un sottogruppo di bambini con asma e un sottogruppo di bambini di controllo non asmatici. I bambini asmatici avevano un asma di grado lieve per la grande maggioranza, cioè un asma che era ben controllato da beta-stimolanti al bisogno soltanto. E vediamo ora i risultati di questo studio. La colonna rossa rappresenta i bambini asmatici e la colonna gialla i bambini di controllo non asmatici. Abbiamo trovato che i bambini asmatici avevano un aumento dello spessore della membrana basale subepiteliale rispetto ai bambini di controllo. E inoltre i bambini asmatici nelle biopsie bronchiali avevano anche un aumento del numero di eosinofili rispetto ai bambini di controllo non asmatici, mentre tutte le altre cellule infiammatorie erano simili nei due gruppi di bambini esaminati. E questa è una biopsia bronchiale di un bambino asmatico, dove vediamo un'importante eosinofilia, gli eosinofili qui sono colorati in rosso, che non è presente in questo bambino non asmatico di controllo. Nel bambino asmatico possiamo anche vedere un ispessimento della membrana basale, che invece nel bambino di controllo appare molto sottile. A questo punto ci siamo chiesti se la presenza di atopia di per sé fosse in grado di influenzare questo processo infiammatorio. Abbiamo quindi esaminato un gruppo di bambini con atopia, ma senza asma bronchiale. E li abbiamo confrontati con i bambini asmatici e con i bambini di controllo non asmatici e non atopici. Abbiamo trovato che i bambini atopici, qui colorati in arancione, avevano un numero di eosinofili aumentato rispetto ai bambini di controllo e abbiamo trovato che questo numero era simile a quello presente nei bambini asmatici. Quando abbiamo esaminato lo spessore della membrana basale subepiteliale, abbiamo trovato che i bambini atopici avevano un valore intermedio rispetto agli altri due gruppi. E questo sta ad indicare che anche in questi bambini c'è un ispessimento della membrana basale, anche se di entità chiaramente inferiore rispetto a quello dei bambini asmatici. Quindi per questa parte dello studio possiamo concludere che le alterazioni infiammatorie che normalmente consideriamo caratteristiche dell'asma in età adulta sono già presenti nei primi anni di vita, sia in bambini con asma lieve che in bambini atopici che non hanno ancora sviluppato la malattia. E ora vorrei presentarvi i dati preliminari di uno studio ancora in corso, dove abbiamo esteso l'analisi ad altre alterazioni strutturali nei bambini con asma, e in particolare alla desquamazione dell'epitelio e alla vascolarizzazione della parete bronchiale. E abbiamo trovato che i bambini asmatici avevano un aumento della desquamazione dell'epitelio rispetto ai bambini di controllo non asmatici. E che i bambini asmatici avevano anche un aumento dei vasi della sottomucosa nelle biopsie bronchiali rispetto ai bambini di controllo. Questa è una biopsia bronchiale di un bambino asmatico dove possiamo vedere chiaramente una desquamazione dell'epitelio che non è presente in questo bambino di controllo non asmatico dove l'epitelio è ben conservato. E vi confermo anche in questo nuovo studio la presenza di un ispessimento della membrana basale nei bambini asmatici che non è presente nei bambini di controllo. Mentre questa è una biopsia bronchiale di un bambino asmatico colorata con anticorpo anti-CD31 che riconosce l'endotelio dei vasi, dove possiamo vedere un numero aumentato di vasi nella sottomucosa rispetto a questo bambino di controllo non asmatico. In sintesi, quindi, abbiamo visto che nei bambini con asma, e si trattava di bambini con asma lieve per la maggior parte, sono già presenti, oltre al processo infiammatorio caratterizzato da eosinofilia, anche le principali alterazioni dell'asma in età adulta, alterazioni strutturali, e in particolare desquamazione dell'epitelio, ispessimento della membrana basale subepiteliale e angiogenesi. Queste osservazioni hanno messo un po' in discussione la tradizionale visione del rapporto fra infiammazione e rimodellamento. Infatti, un'ipotesi comunemente accreditata è che nell'asma il rimodellamento delle vie aeree dipenda dal precedente sviluppo di un'infiammazione cronica. Mentre l'osservazione che alterazioni strutturali ed eosinofilia sono già presenti in bambini con asma lieve sta ad indicare che il rimodellamento comincia presto nel corso della malattia e molto probabilmente si sviluppa parallelamente all'infiammazione e non come conseguenza di questa. E vorrei sottolineare anche che l'infiammazione delle vie aeree è importante non solo nella storia naturale dell'asma nella fase di stabilità, come abbiamo visto finora, ma anche nelle riacutizzazioni della malattia. In particolare, questo studio del gruppo di Peter Burns ha dimostrato che la presenza di eosinofilia nell'espettorato è un marcatore potenzialmente utile addirittura per predire le riacutizzazioni.
Gli autori hanno esaminato 15 pazienti con asma stabile che era ben controllato da terapia con corticosteroidi inalatori a dosaggio medio-alto. Hanno poi ridotto la dose di steroidi allo scopo di indurre una lieve riacutizzazione della malattia e hanno seguito questi pazienti per 8 settimane. 7 pazienti hanno sviluppato riacutizzazioni, mentre 8 pazienti sono rimasti in fase di stabilità durante il periodo di osservazione e non si sono riacutizzati. L'unica differenza significativa fra i due gruppi di pazienti all'inizio dello studio era un aumento del numero di eosinofili nei pazienti che avrebbero poi sviluppato una riacutizzazione, mentre le altre cellule infiammatorie erano simili nei due gruppi di pazienti esaminati. Quindi, sulla base di questi studi, possiamo dire che la presenza di eosinofilia nello spettorato è un marcatore potenzialmente utile per predire le riacutizzazioni della malattia. Ma la presenza di eosinofilia nell'espettorato può essere utile anche per ottimizzare le decisioni terapeutiche, come ha dimostrato questo lavoro recente pubblicato su Lancet. Gli autori sono partiti dalle osservazioni che le decisioni terapeutiche nell'asma sono di solito basate sul monitoraggio dei sintomi e della funzione respiratoria e non tengono conto dell'infiammazione delle vie aeree. Hanno quindi ipotizzato che una strategia terapeutica che tenesse conto dell'infiammazione eosinofila avrebbe potuto ridurre il numero di riacutizzazioni rispetto a una terapia tradizionale. E hanno trovato che il numero di riacutizzazioni era significativamente ridotto nel gruppo di pazienti che seguiva la terapia volta a ridurre gli eosinofili nell'espettorato rispetto al gruppo di pazienti che invece seguiva la terapia tradizionale. Ed è importante sottolineare che la dose giornaliera di steroidi non era diversa fra i due gruppi di pazienti e questo sta ad indicare che il numero di riacutizzazioni si è abbassato senza aumentare la dose di steroidi. Quindi tutti questi studi hanno dimostrato che la presenza di uno specifico processo infiammatorio può avere importanti conseguenze cliniche. E questo stesso concetto è stato ben evidenziato in questo editoriale di Sally Wenzel, che sottolinea l'esistenza di due diversi fenotipi nell'asma grave. Un fenotipo caratterizzato dalla presenza di eosinofilia e un fenotipo caratterizzato dall'assenza di eosinofilia, mettendo in evidenza come questi diversi fenotipi abbiano diverse caratteristiche cliniche. Il fenotipo con eosinofilia, associato a spessimento della membrana basale, si associa anche a un'asma instabile, alla presenza di attacchi quasi fatali con numerosi accessi al pronto soccorso e a una migliore risposta agli steroidi. Mentre il fenotipo senza eosinofilia si associa a una broncoostruzione persistente, a una mancata risposta agli steroidi e a caratteristiche quindi più simili a quelle della BPCO. E parlando di somiglianze e differenze fra asma e BPCO, vorrei illustrarvi brevemente questo studio che abbiamo condotto in collaborazione con Leo Fabbri e Alberto Papi, dove abbiamo esaminato il processo infiammatorio nei pazienti con broncoostruzione fissa dovuta ad asma rispetto ai pazienti con broncoostruzione fissa dovuta a BPCO. Infatti sappiamo che anche se l'asma è di solito caratterizzato da una broncoostruzione reversibile, una parte di soggetti asmatici può sviluppare broncoostruzione fissa e le caratteristiche di questi soggetti non erano ben conosciute. Abbiamo quindi deciso di esaminare un gruppo di soggetti consecutivi che si presentavano alla nostra clinica con broncoostruzione fissa e un'età superiore ai 50 anni e di dividerli poi solo successivamente in due sottogruppi sulla base della storia clinica, un sottogruppo con storia di asma e un sottogruppo con storia di BPCO dovuta a fumo di sigaretta. Quando abbiamo esaminato le biopsie bronchiali, abbiamo trovato che i pazienti con storia di asma avevano un aumento del rapporto linfociti CD4-linfociti CD8 rispetto ai pazienti con storia di fumo. I pazienti con storia di asma avevano anche un aumento del numero di eosinofili nelle biopsie bronchiali rispetto ai pazienti con storia di fumo e un aumento dello spessore della membrana basale subepiteliale. E questa è una biopsia di un soggetto con storia di asma, dove possiamo osservare sotto l'epitelio distrutto una membrana basale chiaramente ispessita, mentre questa è una biopsia di un soggetto con storia di fumo, dove possiamo osservare un epitelio ancora conservato e una membrana basale subepiteliale molto sottile.
E vorrei sottolineare che questi due soggetti avevano un grado simile di broncoostruzione fissa, mettendo in evidenza quindi come a uno stesso quadro funzionale respiratorio possano corrispondere quadri anatomopatologici anche molto diversi tra loro. Mentre questa è una biopsia bronchiale di un soggetto asmatico dove possiamo osservare un'importante eosinofilia che non è presente in questo soggetto con storia di fumo. E ancora, sottolineo che questo soggetto asmatico ha eseguito la biopsia bronchiale quando aveva già sviluppato la broncoostruzione fissa. Questo ancora conferma che a uno stesso quadro funzionale respiratorio possono corrispondere quadri anatomopatologici molto diversi. Sulla base di questo studio possiamo dire che la broncoostruzione fissa non è un'unica malattia, ma è associata a un diverso quadro anatomopatologico a seconda della storia clinica. Ed in particolare i pazienti con storia di asma mantengono il processo infiammatorio che siamo abituati a considerare caratteristico della broncoostruzione reversibile anche quando sviluppano broncoostruzione fissa. E questo processo è diverso da quello presente nei pazienti con BPCO dovuta a fumo di sigaretta. È possibile che queste differenze nel quadro anatomopatologico possano spiegare la miglior risposta alla terapia e la miglior prognosi che sono state descritte in quei soggetti con broncoostruzione fissa dovuta ad asma rispetto a quella dovuta a BPCO. I risultati di questo studio hanno dimostrato prevalentemente delle differenze fra asma e BPCO, ma vorrei sottolineare che esiste anche qualche somiglianza tra le due malattie, come ha ben dimostrato questo lavoro recente del gruppo di Peter Sterk. Gli autori hanno esaminato il significato prognostico di ispessimento della membrana basale, eosinofilia, infiltrazione dei linfociti TCD8 sul declino della funzionalità respiratoria in pazienti con asma. E vi ricordo che i linfociti TCD8 sono le cellule principali che infiltrano la parete bronchiale nei pazienti con BPCO. Hanno esaminato 32 pazienti con asma, li hanno seguiti per 7 anni e mezzo e hanno analizzato la relazione fra alterazioni infiammatorie presenti nelle biopsie bronchiali e declino della funzionalità respiratoria. E hanno trovato che mentre l'ispessimento della membrana basale e il numero di eosinofili nelle biopsie bronchiali non erano correlati al declino annuo del BEMS, l'infiltrazione dei linfociti TCD8 era correlata al declino annuo della funzionalità respiratoria. Questo sta ad indicare che maggiore il numero di questi linfociti nelle biopsie bronchiali, maggiore è il declino della funzione respiratoria negli anni in questi pazienti. E hanno quindi concluso che i linfociti CD8, come era stato precedentemente dimostrato nei pazienti con BPCO, potrebbero avere un ruolo importante anche nel decorso clinico dei pazienti con asma. E con questo vorrei concludere la mia lettura ringraziando i miei colleghi per la loro preziosa collaborazione. Grazie per la vostra attenzione. Domande, interventi? Ecco, De Benedictis. Volevo chiederle una cosa. In che età erano state condotte le biopsie? Sono qua. Erano state condotte le biopsie nei bambini in cui era stato rilevato alterazioni delle, tipiche dell'asma, insomma. L'età media è 5-6 anni. Alcuni di questi bambini erano anche più piccoli. L'età media è 6 anni, quindi alcuni hanno anche 3-4 anni, quindi ci sono poi studi in letteratura anche di bambini ancora più piccoli che dimostrano che queste alterazioni sono già presenti veramente in una fase molto molto precoce. Perché mi sembra sì che sia stato pubblicato recentemente che nei primi anni di vita in realtà preschool wheeze e bambini atopici e non atopici non sia stata evidenziata nessuna differenza tra i bambini che poi svilupperanno asma e i bambini che in realtà hanno solo un quadro di preschool wheeze. Quindi le modificazioni si hanno appunto tra i primi anni di vita e i 5-6 anni. Sì, quella è la fascia di età. Quel lavoro mostravasi che non c'era ancora ispessimento della membrana basale nei bambini piccolissimi, però la caratterizzazione clinica di questo tipo di bambini, anche nel caso nostro che erano già più grandini, è estremamente difficile. Sapere poi se
se quel sintomo che rilevi anamnesticamente sia poi in realtà asma, wheezing o una cosa transitoria è molto difficile. Paradossalmente noi ci siamo rassicurati sul fatto che fossero davvero bambini asmatici quando abbiamo visto che c'era la membrana basale spessita, perché siccome quella è proprio una caratteristica con i nostri studi dell'adulto che abbiamo visto essere presente proprio solo praticamente in questa malattia, cioè qualche bronchitico cronico ce l'ha, ma quindi quando c'è quella l'asma c'è. E quando abbiamo visto che c'era, allora davvero erano bambini asmatici, perché quando sono così piccolini è veramente difficile essere sicuri che si tratti proprio di asma o di altre cose, insomma. No, sostanzialmente volevo fare la stessa osservazione della collega. I vostri pazienti, se non vado errato, avevano un'età media di 8 anni. Lo studio del Brompton in realtà evidenzia che in bambini che poi hanno wheezing persistente, che verosimilmente sono quelli che poi svilupperanno asma, questo tipo di alterazioni infiammatorie identiche a quelle che voi avete studiato, cioè il numero degli eosinofili, spessimento della membrana basale, eccetera, in realtà non c'è. Questo da un punto di vista clinico potrebbe avere una importanza strategica fondamentale ed è in relazione forse al fatto che questo tipo di bambini non risponde o risponde male al trattamento con steroidi per vie inalatorie. Qui c'è un problema di fondo, se vogliamo entrare un po' su questi studi della letteratura. La maggior parte di questi studi, compreso quello, hanno studiato bambini con difficult asma, cioè nei quali era etico fare le biopsie bronchiali, perché nei bambini con asma bronchiale non è etico farle. Noi l'abbiamo fatto perché erano bambini che avevano altre patologie e siamo riusciti a farle. Quindi tutti gli studi della letteratura finora, prima di questi nostri, sono condizionati da una terapia con steroidi spesso sistemici ad alto dosaggio. Il motivo per cui la maggior parte di questi studi non trova eosinofili è perché sono bambini che stanno facendo steroidi. Questo è il vero problema di questi studi. Quindi la cosa è ancora controversa ed è ancora aperta in letteratura. I nostri bambini che hanno asma lieve solo con beta stimolanti al bisogno sono pieni di eosinofili. Quindi io credo che sono talmente pochi gli studi che dire adesso che non c'è l'eosinofilia, c'è solo la membrana basale o non c'è nessuna delle due, è molto difficile quando si sta facendo terapia steroidea sistemica costante, insomma. Marina, due domande. Una, hai parlato di rimodellamento versus infiammazione. Fanno parte, e tutti noi usiamo, tendiamo ad usare questi concetti dicendo infiammazione è le cellule che infiltrano, rimodellamento è il spessimento della membrana basale. Ecco, considerata la natura cronica della malattia, non potremmo chiamarli sotto diversi aspetti dello stesso processo infiammatorio? E l'altra, la domanda da 100 milioni di dollari, ma vorrei avere la tua punto di avanzamento sull'asma per ora, che è forse quello su cui abbiamo più evidenza. Cioè abbiamo da una parte le manifestazioni cliniche e dall'altra abbiamo l'anatomia patologica. Ci lavoriamo da 20 anni. Cioè, qual è l'evidenza solida che l'uno è e quali delle manifestazioni cliniche sono in realtà la controparte o pensiamo che siano la controparte delle alterazioni anatomopatologiche che noi vediamo in condizioni di base e in condizioni di riacutizzazione. Non ti chiedo ti chiedo solo quello che pensi tu in questo momento sulla base degli elementi che hai in mano. Sicuramente per la prima domanda sono perfettamente d'accordo con te e credo che proprio noi che facciamo questo lavoro forse diamo anche a volte dei messaggi sbagliati. Dovremmo forse smettere di pensare che sono due fenomeni separati, il rimodellamento e l'infiammazione. Parliamo tanto di questa membrana basale ispessita, noi stessi gli diamo un valore, come vi ho detto prima, sulla base di quello ho capito che erano bambini asmatici, quindi gli do un grande valore concettuale. Ma se poi andiamo a vedere meccanicamente in questa via aerea, questa membrana basale ispessita rispetto al controllo è 2 micron in più, 3 micron in più. Quindi io non posso sulla base di questa dire questa sta alla base della broncoostruzione cronica, del rimodellamento che mi condiziona la broncoostruzione non reversibile, perché parliamo meccanicamente e anatomopatologicamente di cose minime. Quindi anche andando quindi al secondo punto della tua domanda, mentre secondo me studiare queste cose è utile per capire i meccanismi che innescano questa malattia o che la possono perpetuare,
andare a spingere troppo, come noi stessi facciamo nei nostri studi, su queste correlazioni con la funzione e dare a queste alterazioni un significato causale di quello che poi vediamo a livello clinico, secondo me non è assolutamente corretto. In questo momento non ci sono prove che sia così. Non per screditare il valore di questi studi, ma per cercare di collocarli nel giusto punto, insomma, della problematica clinica. Quindi io credo che siamo in una fase in cui queste cose vanno approfondite, capite e interpretate, ma dobbiamo stare molto attenti a dare a queste osservazioni un significato poi di ripercussione funzionale così stretta, così immediata. Per cui i microfoni non funzionano. Volevo brevissimamente un commento su questo aspetto che mi sembra molto importante, che è stato sottolineato da Leo Faber: non considerare separatamente infiammazione e rimodellamento, non solo perché sono due processi non strettamente collegati, ma anche perché distinguendoli in due processi si tende ad avere a concepirli anche conseguenziali uno all'altro. Cioè che non c'è rimodellamento senza infiammazione, che il rimodellamento segua l'infiammazione. Alcuni aspetti del rimodellamento non sono solo quelli dell'attivazione fibroblastica, ma sono per esempio quelli della iperproduzione di muco, che è un elemento che è caratterizzante anche dalle prime fasi. Cioè il rimodellamento. Io credo che come si tende adesso ad avere una distinzione in fenotipi clinici, forse bisognerebbe cominciare anche una distinzione in fenotipi anatomopatologici, perché c'è chi ha più rimodellamento dall'inizio, se lo vogliamo chiamare, e chi ha più infiammazione, nel senso di infiammazione di cellule, e probabilmente queste corrispondono anche a fenotipi clinici. Quindi, per arrivare al secondo punto della domanda di correlazione anatomo-funzionale, logica funzionale, forse bisognerebbe fare lo sforzo di distinzione in fenotipi clinici anche per gli aspetti. È un po' quello che ha fatto la Selli in quel lavoro, ha cercato di.